Buon pomeriggio, benvenuti, con alcuni amici ci stiamo incontrando da venerdì, da settimana, e siamo benissimo insieme, facciamo una sessione culturale, e questo è un altro appuntamento per me importante, perché io poi alla conclusione parlerò del CD di Gianni. Io adesso parlo semplicemente della persona, l'uomo, il fratello amico Gianni Arcurio, che è sempre vicina nella sua attività al di fuori degli incontri che facciamo tra loro. E io di questo lo ringrazio moltissimo. Io sono stato felicissimo di inserire in questa mia manifestazione io artista giudice e la presentazione del suo CD, anche perché il luogo è prestigioso, Gianni merita questo. Pertanto, il momento in cui Gianni mi disse, lo sai che importante, mettiamo nella manifestazione che per motivo rinviamo l'appuntamento con i poeti, rinviamo l'appuntamento con i poeti, lo faremo domani, dopo l'avvenuta conoscenza dei vincitori. Prima sapremo e poi faremo parlare i poeti, come sapete, questa è una manifestazione dove ci sono poeti, editori e fotografi che loro stessi si giudicano. Non c'è giudice, ed è un momento bello, ma devo anche qualificare, perché l'anno scorso hanno vinto proprio i migliori in senso assoluto, votati dagli stessi partecipanti. Pertanto abbiamo ripetuto l'esperienza. Ieri abbiamo avuto un piccolo incontro dove ho accettato dei suggerimenti, perché io sì, organizzo, invento, faccio, e mi piace raccogliere i suggerimenti degli altri. E qualcosa l'ho accettato con affetto, perché mi si dice sempre per me, ma io sono felicissimo. E allora Gianni, noi ci conosciamo, non ricordo se l'anno scorso, due secoli fa, o quello che facevo, va bene. Volevo dire un secolo fa, era poco, veramente un secolo fa. Io sarei in questo spazio. Pensare, io ero dirigente dell'ENA, gli anziani dovrebbero ricordare questa signora, che era un ente dello Stato, assistenza lavoratori, che organizzava tutte le attività del dopolavoro. Il dopolavoro c'era Presidente che organizzava queste manifestazioni, attività enormi, che poi l'attività del tema, le competenze, sono state trasferite tutti quanti alla regione. E mi nascondo che sono andato bene dal punto di vista economico per te e per tutti i miei colleghi, va bene, però dal punto di vista affettivo, io fino a ieri parlavo con i miei amici, quanto amavo il mio lavoro, pur essendo il direttore, niente pubblico, il direttore dell'Enalotto, l'Enalotto, è stato inventato da noi, l'Enalotto, va bene, e amavo tantissimo il lavoro, ed è sempre il primo, con due uscire, un autista, io per il primo che mi capivo l'ufficio, perché non vedevo ancora di arrivare all'ufficio, e mi sono sempre il nome. Pertanto ci conosciamo da una vita, con Gianni, lo dico io per la prima volta, lui lo dice sempre. E sono stato io a instradarlo verso il futuro. Lui era un bel cantante,
cadenza va bene. E però eravamo proprio lontani, anch'io, io ce l'ho fatta in altre cose, però non lo so, se io avessi intrapreso l'attività che facevamo, io quando ero già nel cantante, però poi diventavo più amici già, e mi dissi guarda lì, e lui pur facendo folklore, attenzione, cioè, noi resteremo già tu, neanche fratello succede, e comincia a cantare la Sicilia, comincia a cantare folklore, dediti alle persone umane, e comincia immediatamente il contratto dalla cieca, pensate, la cieca, c'era il massimo, il massimo. E poi siamo entrati in competizione. Lui c'era e anche lui doveva andare RCA. Va bene, comunque, l'affetto che io presento a Gianni è enorme. Io lo voglio dire come un fratello, ma dal punto di vista professionale, magari mi parlerò poi dopo, alla conclusione. Dirò alcune cose che vorrei sentire prima le persone molto più qualificate di me e poi lo spero io. Intanto ringrazio tutti i partecipanti e come al solito.